Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze. Vabbè, dico ragazzi, ma in verità solo il 6% di voi che guarda è ragazza, quindi è la vita. Allora, una mela al giorno toglie il medico di torno, infatti mi faccio due mele così togliamo tutti i medici possibili. E però per compensare ci metto anche una briochina all'albicocca, molto buona. Infine un po' di succo all'albicocca e caffè. Oggi mi faccio il caffè e questo non è un posto di giudizio, non si giudica, e quindi mi faccio il caffè e lasciatemi stare. Oggi mercoledì, siamo già a metà settimana. Pranzo andiamo al ristorante, niente pizza perché quella una volta a settimana con i colleghi e massimo una volta da solo, e mi pare già too much due volte a settimana, ti dirò boss. Ok, zucchero, un po' di zuccherino. Comunque mi stavo strozzando perché ho messo la brioche nella friggitrice ad aria un po' per scaldarla, no? Solo che l'ho usata l'altro giorno per le alette di pollo piccanti, e qui mi si è creata una patina qua sotto, non so se si vede, mamma mia, che è piccante. Ed infatti adesso il cestello della friggitrice ad aria l'ho messo a lavare la 20-25, quindi mi faccio la mia colazioncina, saluto al sole che oggi c'è fortunatamente per adesso, e poi si scappa, si vola. Dai, il caffè qua è pronto, ora signora spanto ovunque, era pronto. Eccoci qua, sono un po' in ritardo rispetto al solito, sono le 8:15 e di traffico mi dà 25 minuti, quindi un po' meno di ieri, però di più rispetto a settimane scorse. Fatto sta che io di autonomia ho tipo 20 km di metano e 0 di benzina, quindi io posso solo andare in ufficio e poi questo pomeriggio devo trovare un metano lì vicino, perché sennò I'm fregated. Very fregated, e non, cioè sto bloccato semplicemente. Io non trovo più gli occhiali da sole, quindi come ogni anno da tradizione li devo ricomprare. Quindi sono indeciso tra i Ray-Ban, quelli che si chiudono, che non ho mai avuto Ray-Ban, ho sempre supportato una startup di occhiali scozzese, solo che adesso avendo sede legale mi pare in Inghilterra, e ogni volta che li compro mi tocca pagare un sacco di più di dogana, tipo 30-40 euro in più di dogana per un paio di occhiali da sole, quindi alla fine vado a spendere sempre quei 150 euro. Quindi a questo punto volevo provare Ray-Ban, oppure l'altra opzione è quella che non riesco mai a pronunciare, si chiama, loro non fanno occhiali da sole, sono la stessa marca del tipo le mie polo, delle mie camicie, delle mie scarpe. Ah no, Tommy Hilfiger. Presumo che Hilfiger si dica Hilfiger e non Hilfiger. Comunque quello lì. E non so, secondo me queste marche non sono proprio da occhiali da sole, ma ci mettono più il brand. Oggi provo anche a comprarmi, a utilizzare questi 200 euro di bonus, perché sono nel settore metalmeccanico e quindi secondo la categoria ci sono appunto questi benefits. Ieri ci hanno dato 200 euro da utilizzare, che potrei aggiungermeli in busta paga, solo che penso che a questo punto per non tassarli al 15% me li butto direttamente come coupon, tipo buoni benzina e via discorrendo, che sono sicuramente ben utilizzati. Ok ragazzi, siamo arrivati, adesso parcheggio e si va a lavorare, e noi ci vediamo questo pomeriggio per una nuova avventura, un po' di spettacolo time, e ci aggiorniamo ragazzi, ciao. Io devo ricordarmi quando esco di chiudere, di lasciare un pochino aperti i finestrini, perché se no succede come ora, che la videocamera, questa qua è bollente perché fa effetto serra e non è il massimo. Allora,
adesso andiamo a fare il pieno di metano. Niente ragazzi, io sto provando ad andare a casa, ma c'è giusto una macchinetta qua in mezzo alle scatole che adesso proverò a superare. Io ci provo, ma lei è più forte. Mannaggia, sei più forte. Niente, sarà per la prossima volta Lamborghini. Niente ragazzi, c'è chi può e chi non può. Io, se avessi così tanti soldi, mi comprerei una casa, ve lo dico, piuttosto che una macchina. Però non ho così tanti soldi e quindi non mi prendo né una né l'altra. Che poi questo è un discorso completamente inutile, perché se ha quella macchina ovviamente ha almeno una, due, tre case. Quindi, cioè, cioè non è che ha scelto tra una e l'altra. Ok ragazzi, non c'è più sole, ma un pochino di giardino voglio fare. Opla, come Veciotti. Comunque ragazzi, ho appena cambiato la foto del profilo del mio canale YouTube. E quella foto del profilo era lì dal 2015. Cioè da 9 anni. Da 9 anni che era lì. Però è il periodo dei cambiamenti. Infatti sono andato in uno studio, mi sono fatto fare qualche fotina. Allora, che dite? Che dite come fotoprofilo? Va bene? Se no, come opzione c'era anche tipo... No, non è questa. Come opzione c'era anche tipo questa. Questa. E niente ragazzi, avevo voglia di cambiare. Tra l'altro tra un po' voglio anche mettermi a fare tipo una copertina del canale, perché quella che ho, quella invece l'ho fatta nel 2018. Ragazzi, da notare che qua devo ancora sentire una zanzara. Di solito in sto periodo, soprattutto dopo le piogge, è sempre pieno di zanzare. Stavolta è pieno di moscerini. Ho avuto forse solo un beccone di una zanzara, ma se no per il resto zero di zero. Non so se vi ricordate quando l'avevo piantato, ma guardate quanto è cresciuto. Sì, non vedete niente. Cioè guardate quanto è cresciuto. Tantissimo, è molto più alto di prima, le foglie sono molto più grandi. Questo in giardino, mentre quello che avevo piantato nel vaso non solo è sparito, ma cioè, ci sono altre piante, non so, cioè io queste non le ho piantate. Avevo messo il basilico. E quindi boh. Beh ragazzi, alla fine è il momento della passeggiata, perché non siamo riusciti prima. Adesso andiamo a prenderci un kebab a Santa e giochiamo un po' a ping pong, a qualche giochino. Quando la porto fuori io a cena. Allora, siamo appena usciti dalla tavola calda. Se si può definire così. Cos'è che ridi? Vediamo il kebab. Cosa facciamo? No, non riesco a parlare. Tutto chiuso, facciamo dopo. Ah, guarda che c'è la sagra. Ci andiamo? Tavola calda, kebab e poi facciamo un bel torneo di ping pong per dimostrare chi è il più bravo ancora una volta. Come se non si fosse capito chi vince. Chi vince. Comunque ragazzi, kebab è la serenità interiore. Io oggi ho fatto benissimo a mangiarmi l'insalata, perché ero lungimirante, sapevo benissimo che la sera sarebbe stata di sgarro. Però ho preso i pomodori dentro il kebab, quindi almeno cosa guardi? Stanno lanciando. Cosa che tirano? Ah, c'è il merletto. C'è il merlettino. Te lì il kebab con cosa l'hai preso? Cioè la piadina kebab, più che il kebab. Pomodori, patatine, non me lo ricordo più. Insalata. sana, giusto? Insalata. Basta. E basta. Nessuna contestazione. Se nessun altro giocatore afferma di possedere la maschera dichiarata, si applica il potere della carta dichiarata senza liberarla. Nota. Cos'è? Dov'è la nota? Nota. Bleffare è una componente fondamentale del gioco. Ah, molto bene. Io bleffo benissimo. Molto bene. Io so. Qual è il percorso della Eli? Devo capirlo anch'io. Allora, che per cosa avete fatto? La trilogia del Signore degli Anelli? Da un bar all'altro. E poi su George Clooney, così almeno ci attacca. Almeno bottone. Lo conosce, secondo esatto, me. Sì. C'è una lo conosce. Interazione. Ah, le gangbang.
un fattore molto importante. Cos'è che avevi messo te? Vabbè, abbiamo scelto la 3 per maggioranza, ma io sarei più convinto della... La 3, però non ho fatto il percorso che avete detto. Trilogia del Signore degli Anelli. Sì. Sconti una pena ai servizi sociali. Seratina tranquilla, ho giocato, abbiamo fatto qualche gioco in scatola, chiacchierato un pochino e con qualche amico, così, insomma, molto, molto tranquilli. Stasera in chilling, non ho editato il video, lo farò domani, anche perché adesso non riesco, è già mezzanotte, meno 10, se inizio ora a editare tutto vado a letto a 1, quindi evitiamo, farò domani faccio 2 mortali. E non ho neanche tempo di farmi una tisanina, però adesso qualcosina, bevo un po' d'acqua, qualcosa. Piccato, ho bevuto il prosecco, veramente poco, solo che di solito, anche se bevo poco, mi devo per forza di cose bere almeno mezzo litro d'acqua prima di andare a letto, perché sennò mi sveglio che mi gira la testa. Ma anche se bevo, non so, non dico uno sciottino, ma mi basta poco, e se non bevo acqua è molto greve la situa. Fatto sta che adesso mi preparo, mi lavo i denti, mi sistemo in 2, vado a letto e dormo. Dai, stasera ci sta. Cioè, adesso vado a letto, mi addormento felicemente ascoltando qualche podcast, quindi comunque rimarrò sveglio per un pochino. Però, vabbè, questo mi pare un ottimo compromesso, senza, cioè, essere a letto a riposare, rispetto a che ora mettermi a fare il video, non riuscirei, non farei in tempo. A cena ci siamo mangiati un kebab, quindi era un bel po', anzi oggi ho fatto benissimo a mangiare l'insalata e cioè a pranzo mi sono mangiato un piatto di pasta con ricotta e pomodoro, anzi no, pomodoro e mozzarella, buonissimo, di primo. Secondo, stavolta c'erano scaloppine, c'era spezzatino, io ho deciso di prendermi un bel piattone di insalata con la mozzarella e appunto... perché sapevo, non è che sapevo che stasera avrei mangiato male, però ultimamente mangio anche male, quindi visto che io le verdure non posso comprarmi 1000 cespi di insalata, perché sennò impazzisco, ci sta a prendersi le monodosi, quelle al lavoro, almeno mangi in quel contesto, a pranzo, la cena sei un pochino più tranquillo. Anche perché io vivo da solo e quindi mi devo organizzare con tutto, ragazzi, e non è possibile altrimenti. E... poi adesso sto adottando una nuova tecnica per camminare di più, è che quando devo andare in bagno, visto che al lavoro bevo tipo 3-4 litri d'acqua sicuro, perché ho la bottiglietta da 0,75 e io ne bevo 2 la mattina e 2 il pomeriggio, cioè continuo a riempirmi la borraccia di acqua frizzante o naturale, più il pranzo, e quindi insomma devo sempre andare in bagno, quindi ho deciso di andare in bagno al piano sopra, quindi almeno mi faccio le scale tutto, e se me lo faccio 4-5 volte al giorno, salire e scendere, sono quella decina di rampe di scale che mi faccio, e a gratis, quindi non è neanche malaccio. Io adesso, ragazzi, vi saluto, mi lavo i denti, ho appena messo da scongelare una brioche all'albicocca. E stamattina ho fatto l'errore di scongelarla e scaldarla nella friggitrice ad aria, ed è un problema perché io l'ho usata per il pollo e quindi aveva tutta una patina di grasso sopra che mi faceva schifo la brioche, era tutta piccante, cioè non grasso, era sì il grasso ma l'olio piccante delle alette di pollo, delle patate piccanti, che io avevo messo, se avete visto il video di ieri, ho messo un sacco. Quindi uno schifo, infatti lì l'ho lavata oggi per bene il cesto della friggitrice ad aria, quindi domani non dovrei avere questo problema, in teoria. E quello, caffettino, poi mi apro uno dei succhi che mi sono comprato l'altro giorno e si vola, ragazzi. Detto questo, da quanto va sto video? Boh, io adesso mi vado a sistemare, come ho detto prima, e ragazzi, noi ci becchiamo domani per un nuovo episodio alle 18. Adesso faccio questo periodo 18, poi farò un altro periodo magari 18 e mezzo, insomma voglio fare un esperimento, prendere un po' una mole di dati e vedere se l'orario fa cambiare drasticamente le views oppure non cambia un cazzo, e poi tireremo le somme e capiremo un pochino come muoverci, va bene? Detto questo, ragazzi, l'ho già detto un'altra volta, lo ripeto,
Io so che il 68% di voi non è iscritto al canale, quindi mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella. A voi non cambia niente, ma a me mi supportano perché io da solo comunque non ci guadagno niente questo canale, quindi l'unico modo per sentirmi un pochino agevolato in questo mio percorso è se voi commentate, mettete mi piace, insomma, dimostrate che vi fa piacere questo tipo di contenuti che sono molto spontanei, molto genuini, senza troppi montaggi, senza troppi discorsi dietro. Un po', questa è la vita. Come il principio vi ho detto, la vita da influencer non è per tutti, e nel mio caso è una vita normalissima. Ragazzo che lavora e ha un lavoro normale, vabbè, da ingegnere, ma comunque da ufficio, e quindi mille viaggi, mille sogno. Ragazzi, mettete mi piace, iscrivetevi, lasciate attivate la campanella e noi ci vediamo domani. Fate i bravi.